Super Mario 64, uno dei giochi in 3D che ha rivoluzionato il mercato videoludico. Il mio primo approccio con questo gioco è stato molto semplice. Un mio vicino che, al tempo, era più grande di me, aveva un Nintendo 64 con questo gioco. Oh, quanto mi divertivo a guardarlo, perché io non ero capace a giocarci bene e lui mi continuava a dire «Dai, provaci, provaci, vedrai che è semplice!» Ora come ora, non posso dargli torto. Il gioco è veramente un capolavoro. E non è un caso che dopo così tanti anni un gioco come questo venga ancora giocato e speedrunnato. Speedrunnato, termine tecnico per chi fa gli speedrun di qualsiasi cosa. Quindi alla notizia della 3D All Star Collection, tutti con la loro idropompa in mano. Cosa abbiamo qua dentro? Oh, bene, il primo Galaxy. E il secondo che fine ha fatto? Mario Sunshine. Oh, che bello, non vedo l'ora di riprovarlo con dei controlli che funzionano bene. E infine che cosa abbiamo? Super Mario 64? Oddio, potete rigiocarci ancora! E io che ho la PlayStation cosa posso fare? Pensavate di essere al sicuro voi con la vostra 3D Collection su Switch? E invece proprio come per la prima volta io ora ho questo! Come potete vedere anche questa volta ce l'ho in mano! Ed è possibile tramite un porting del gioco su ISO per PlayStation 2 e non solo, c'è anche il porting per PlayStation 3. Ma siccome solo la 2 è modificata, ecco a voi Super Mario 64 su PlayStation 2. Ma guarda un po', c'è anche uno slot personalizzato sulla memoria della memory card. E avviamolo. It's me, Mario! Hello! Come ci si sente ad essere su un hardware diverso dal proprio Mario? Come potete sentire, la musica è perfetta! Ma se proviamo a cambiare l'uscita dell'audio... Per un attimo si velocizza tutto, ma proprio per un attimo. Facciamo un nuovo salvataggio. Peach. Come potete vedere, la qualità non è neanche così malvagia. Il problema principale è l'audio, assolutamente. La qualità però non è brutta su PlayStation. Ti dirò, funzionasse bene questo porting, sarebbe perfetto da giocarlo. Ma cos'è la qualità per te, Mario? Ciao! Hai raggiunto il castello, entra dentro e fai cose, ciao! Ma guarda Mario come corre felice in giro per i prati del castello! Ciao, io sono la tua telecamera e funziono di merda! Aia, che dolore! Entriamo! Ciao, sono Bowser, non c'è nessuno, vai via! Direi di farci il nostro primo livello, quello senza stelle. Vai, dentro il dipinto! Il Bomb Bomb Battlefield! Sembra che vada tutto a rallentatore. Invece no, è proprio la musica del gioco. Il frame rate, meh, anche lì non è perfetto purtroppo. Wow, con che velocità si rompono gli oggetti. E il Goomba andato. Beh, anche oggi un premio l'abbiamo portato a casa. Guarda, meglio dell'hardware originale. Guarda come sono pro a questo gioco. Cos'è tutto sto tremolio? Saliamo il field come il gioco vorrebbe, visto che non sono abbastanza bravo da prendere degli shortcut. Guardalo, trema tutto qua. Che bello. Chissà come sarà fra 10 anni. Qualità HD! Vai su! Sempre più in alto, Mario! Ce la puoi fare!
Io ho fiducia in te, amico mio. Sono sicuro che il boss lo sconfiggeremo in modo semplice e pulito. Eccoci qua. Buongiorno. Salve. Sono il re, se vuoi vincere devi mettermi KO. Oh no. Beh, la musica di battaglia funziona meglio di quella di gioco. No, Mario, è mancato. Di qua. Ecco qua. Un suplex. Backflip. Secondo suplex. Guarda come sono veloce. Guarda, non puoi vedermi dove sono. Sono come il vento io. Non puoi catturare il vento. Terzo suplex. Oh diamine, mi hai sconfitto. Che bello sentire questa musica, eh? E la prima stella è stata presa. Direi che questo porting è perfetto sotto ogni punto di vista. Già, perfetto. Prima di salutare Mario vorrei fare un livello speciale. Ma qua dentro non c'è nulla. E invece, ecco qua, la nostra bella discesa. Corri Mario, corri. Dobbiamo prendere tutti i soldi e arrivare giù in tempo. Dicevamo. Vai Mario. Forza. Ce la possiamo fare a prendere la seconda stella in questo porting bellissimo. Aia, che dolore. Eccola qui. Te la sei proprio guadagnata. D'altronde recentemente è uscito anche un emulatore per Nintendo 64 su Nintendo 3DS. Il fatto è che non è ancora perfetto, ma ci stanno lavorando. In ogni caso, se volessi giocare ancora Mario 64, posso farlo sull'hardware originale e divertirmi tantissimo. Certo è che, Nintendo, se tu volessi regalarmi una Nintendo Switch, sarebbe ben accetta. Io, come ho già detto in altri video, ti gioco qualsiasi cosa tu mi dai, io te lo gioco, te lo registro, te lo recensisco anche, mi vendo a te Nintendo. Sappilo, io ti amo. Hashtag una Switch per Geco.